Benvenuti in questo video, io sono Formula Fra e oggi vi racconto le 5 curiosità del Gran Premio di Silverstone. Il circuito di Silverstone non è sempre stata una pista di Formula 1. Nel 1943 nasce infatti come aeroporto militare, composto da tre piste a formare un triangolo. Nel dopoguerra le prime gare vennero disputate usando queste tre piste, collegate tra loro con curve create con delle balle di paglia. Silverstone è una tappa che non può mancare nel calendario di Formula 1 per due semplici motivi. Uno, su questo tracciato, il 13 maggio del 1950, si corse la prima gara storicamente riconosciuta come prima gara del Mondiale di Formula 1. 2. In quello stesso giorno la Formula 1 sbarcò per la prima volta in televisione. Andiamo a vedere insieme però cosa successe. Il 13 maggio 1950 in Gran Bretagna sul circuito di Silverstone si alza ufficialmente il sipario televisivo sulla Formula 1. Proprio come alla prima di un film sono presenti molte personalità di spicco, non si pensino però ad attori, calciatori, cantanti e sportivi di ogni genere come siamo abituati oggi a vederli nei paddock, bensì, a prendere parte all'evento erano presenti anche Re Giorgio VI con le due figlie Elisabetta e Margaret, accompagnati da circa 100.000 spettatori. Alla partenza si presentarono 22 iscritti, tra questi i quattro piloti Alfa Romeo Alfetta, affidate a Giuseppe detto Nino Faina, Luigi Fagioli, il futuro 5 volte campione del mondo Juan Manuel Fangio e l'inglese Reg Parnell. Degna di nota fu l'assenza della scuderia di Maranello, che disertò il primo appuntamento del mondiale perché, secondo Enzo Ferrari, il premio previsto dagli organizzatori era economicamente troppo basso. Il premio in palio andò a Nino Farina, si trattava di un assegno di 500 sterline che il RAC, che è la Royal Automobile Club, aveva fissato come premio. Per sapere il risultato della gara in Italia, all'epoca, c'erano due modi. Grazie a un articolo della Gazzetta dello Sport che usciva il giorno immediatamente successivo alla competizione o alcuni giorni dopo, se si aveva l'abitudine di assistere al cinegiornale con i filmati montati dall'Istituto Luce. L'edizione del 1998 è ricordata per la particolare vittoria di Michael Schumacher, che vinse la gara passando dalla corsia box per scontare una penalità, senza dunque tagliare fisicamente il traguardo. Cosa successe esattamente? Andiamolo a vedere insieme. Le dinamiche della vicenda sono tutt'oggi poco chiare. Ciò che sappiamo è che al giro numero 48, sotto la pioggia torrenziale e dopo il rientro della safety car, Schumacher si ritrova dietro al capo della corsa Mika Häkkinen. I due ingaggiano una lotta abbastanza agguerrita finché il pilota della McLaren va dritto in una curva finendo sul prato, dando l'occasione a Schumacher di sorpassarlo con estrema facilità. La gara procede, Schumacher guadagna secondi su secondi ad ogni passaggio dal traguardo finché al giro 57, quando ne mancano solamente 3 alla fine, succede l'inaspettato. Un messo ufficiale si presenta ai box Ferrari con una notifica da parte degli steward di gara che recita: in seguito a un rapporto del direttore di gara, il pilota della vettura numero 3, Michael Schumacher, sarà penalizzato di 10 secondi per aver effettuato un sorpasso mentre erano esposte le bandiere gialle. Il punto nodale della questione è proprio questo: se si fosse trattato del comma C, il pilota doveva rientrare ai box e scontare una penalità stop and go, ovvero rientrare ai box e fermarsi per 10 secondi per poi ripartire. Nel caso del comma E, i 10 secondi di penalità sarebbero stati aggiunti al tempo finale del pilota al termine della corsa. Schumacher nel mentre vola sulla pista, acquistando un distacco da Häkkinen di ben 18,7 secondi. Jean Todt, team principal della scuderia Ferrari all'epoca, con cronometro alla mano, decide di far rientrare il suo pilota durante l'ultimo giro per fargli scontare i 10 secondi di penalità, facendo di fatto tagliare il traguardo a Schumacher dalla corsia dei box. Dalla gara successiva questo tipo di manovre divenne vietato e la FIA decise che alle penalità non scontate in gara sarebbero stati aggiunti 25 secondi in più sul tempo finale. La pista è lunga ben 5.891 metri e si snoda su ben 18 curve. È uno dei circuiti più tecnici in calendario, ben noto ai piloti per le curve secche in successione. Qui si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile in ingresso di curva. Il punto dove si vivono attimi di adrenalina pura è il tratto tra le S in successione, Maggots, Beckett e Chapel.
curve ad alto carico adrenalinico. Il circuito di Silverstone è forse il tracciato meno impegnativo per l'impianto frenante. Pensate che i piloti passano appena l'8% del tempo sul giro con il piede sinistro sul freno. La natura guidata della pista e i curvoni ad ampio raggio infatti generano staccate poco impegnative. In caso di condizioni meteo pessime si potrebbe addirittura verificare il fenomeno del glazing, ovvero un eccessivo raffreddamento dell'impianto frenante. L'edizione del 2003 è ricordata per un raro episodio, la gara fu infatti interrotta per un'invasione di pista. Durante il 12° giro del Gran Premio di Gran Bretagna nel 2003, comandato da Jarno Trulli e seguito da Barrichello e Raikkonen, dal nulla spunta all'Hangar Straight un uomo vestito con un gilet verde, camicia bianca e cravatta e con un basco in testa e il kilt, che corre in senso contrario alle monoposto con in mano un cartello con scritto «Leggete la Bibbia dice sempre la verità». Il suo nome è Cornelius Horan ed è un ex sacerdote irlandese di 56 anni che vive a Londra. Le auto, in quel punto preciso, sfrecciano circa 230 km/h. Il rischio di impatto con l'invasore è altissimo, almeno per una decina di vetture lo sfiorano, evitandolo all'ultimo. Lo salva un commissario di pista che lo spinge per terra ai bordi del circuito prima che la polizia lo arresti e un tribunale lo condanni a 2 mesi di reclusione. Spiegherà che il suo gesto è stato compiuto in nome della Bibbia e della pace e contro lo spreco di denaro immorale del circus. Il record assoluto della pista è di 1:24.303, tempo segnato da Lewis Hamilton su Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna nel 2020. Questo era tutto quello che c'era da sapere per il Gran Premio di Silverstone. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti nessuna novità, tanti backstage e retroscena. Seguici sul nostro sito www.rossomotori.it e su tutte le nostre pagine social per non perderti neanche una notizia. Ascoltaci anche su Spotify con il podcast Rosso Motori in Podcast e su Radio Chuck con il nostro programma Rosso Motori On Air ogni sabato mattina dalle 8 alle 9. Ciao!